Ben otto voli annullati nel weekend, un altro che non partirà in questo lunedì. Numeri che riguardano il solo aeroporto di Bari, ma che fanno riferimento a una situazione generalizzata a livello europeo. Il caos del personale di volo sta mandando in tilt le vacanze di molte persone. Dopo giorni di problemi, la situazione non ha visto la tregua neanche in questo fine settimana. Guardando l'aeroporto, caro Luetilia di Palese, sono saltati i collegamenti da Everso Cluj, Copenhagen, Colonia, ma anche Schiatos e Mykonos, oltre all'italiana Bergamo e Torino. Per arrivare da Bologna sabato notte ho dovuto prendere tre bus diversi in piena notte passando da Roma in aeroporto atteso per diverse ore dopo una serie di comunicazioni di ritardo del volo fino alla definitiva cancellazione, ci racconta rassegnato un viaggiatore. Una situazione che guardando in casa nostra crea degli enormi disagi sia per il traffico incoming che per l'outcoming, guardando i collegamenti con le isole greche per esempio, quelli saltati per Mykonos e Schiatos hanno costretto a far riprogrammare le vacanze a molti pugliesi. In partenza con tutti i disagi che ne conseguono, ma il danno riguarda anche il turismo in arrivo in Puglia. Chi non riuscirà a raggiungere la nostra regione non verrà a spendere qui i suoi soldi dall'estero. Ufficialmente, le cancellazioni vengono motivate dalle compagnie, principalmente le low cost, da cause operative. Nel fine settimana su Bari sono stati annullati i voli di Ryanair, Wiz, AeroWings e Scandinavian Airlines. In realtà, le ragioni potrebbero essere addebitabili secondo molti alla riduzione del personale compiuta da molti di queste compagnie durante la pandemia, un vuoto non colmato in tempo con la prospettiva dell'aumento delle rotte causando il conseguente disagio nei cieli. Non a caso la prossima domenica 17 luglio è previsto un grande sciopero del personale che potrebbe coinvolgere proprio molte delle compagnie low cost.